l'archivio di Stato, qui lei parla di qualcosa. Io rappresento l'archivio di Stato di Firenze, ma in realtà sono in archivio soltanto da pochi mesi, anche se sono contenta di poter rappresentare l'istituto in questo comitato scientifico, anche perché la mia formazione e i miei anni di lavoro all'opificio delle pietre dure mi hanno sempre fatto familiarizzare con il tema dell'alluvione, che per me, diciamo, è un tema vicinissimo. E non starò quindi, insomma, anche a ripercorrere tutti i danni e la storia legata proprio agli anni, agli eventi dell'alluvione, all'archivio di Stato, che poi comunque sono conosciuti da tutti, ma voglio solo dire a questo proposito che proprio in questi giorni io e Piero Marchi, che sostituisco appunto all'interno del CEDAF, stiamo portando a termine un progetto di restauro utilizzando proprio l'ultima tranche dei finanziamenti messi a disposizione in occasione del 50° anniversario, e che appunto sta interessando una parte della documentazione che ancora non è stata restaurata. Infatti sono stati più di 7 chilometri di archivio, insomma, le carte interessate dai danni dell'alluvione, e ne rimangono ancora almeno un paio di chilometri da restaurare, quindi l'alluvione è ancora presente, diciamo, nella nostra attualità. Questo progetto di restauro è un progetto trasversale dal punto di vista storico, perché interessa, come diciamo trasversale, è stato anche il danno che ha interessato i documenti dell'archivio. Protagoniste in questo momento sono le filze del Consiglio di Giustizia, una magistratura che fu istituita nel 1502 in sostituzione delle figure degli ufficiali appunto forestieri della Repubblica Fiorentina, al podestà il capitano del popolo, e che rimase attiva fino al 1532. Oltre a questo abbiamo incluso nel progetto anche i fascicoli della prefettura, quindi cambiando completamente periodo storico, e in particolare la serie che riguarda il collaudo delle strutture in cemento armato, una documentazione che viene molto richiesta in sala studio e che, insomma, visti i tragici, insomma, eventi che hanno interessato la cronaca italiana, diciamo, sono una documentazione, insomma, di grande attualità e importanza. Tornando però, diciamo, al presente, al futuro, cioè al ruolo che l'archivio di Stato potrà avere all'interno del CEDAF, credo che, insomma, sia un ruolo importante, perché la documentazione conservata in archivio di Stato ci racconta non solo l'alluvione del 66, ma tutte le alluvioni che ci sono state prima, a partire appunto da quella ricordata dal dottor De Micheli, quella del 1177. E per quanto riguarda gli anni dell'alluvione, anche il nostro laboratorio di restauro è ricco di documentazione che ripercorre proprio i momenti dell'emergenza, e tutta questa documentazione è stata proprio organizzata e raccolta in occasione anche della mostra che abbiamo ospitato nel 2016 da Loredana Maccabruni, che è qui presente, che ha fatto appunto un grande lavoro di riorganizzazione di questa documentazione, e che verrà anche da noi utilizzata e messa a disposizione del centro, e contiene materiale fotografico e tanti documenti, insomma, veramente, veramente importanti. Mi volevo solo riallacciare però a uno dei propositi del centro, che è appunto quello di approfondire delle tematiche che in realtà sono state un po' messe da parte, come quello dei cambiamenti o dell'impatto che l'alluvione ha avuto sulle tematiche economiche e urbanistiche della città. Anche questi sono dei filoni che possono naturalmente essere approfonditi dalla documentazione conservata in archivio. Per esempio, abbiamo più di 26 metri lineari di pratiche della prefettura che riguardano proprio i sussidi ai sinistrati, e che possono naturalmente essere studiate da chi ha interessi appunto a seguire questo filone. O il fondo, per esempio, del Genio Civile, che presenta molti progetti di ripristino del territorio, non solo legati alla città di Firenze ma anche alla provincia, una provincia, diciamo, che a volte è stata anche un po' oscurata dalla tragedia fiorentina, ma che in realtà ha subito dei danni notevoli. O il comando dei vigili del fuoco, per esempio, oppure il provveditorato regionale alle opere pubbliche, nel quale abbiamo appunto dei documenti relativi ai danni subiti dagli edifici scolastici, no? Durante l'alluvione del 66, e quindi
niente, sono convinta che l'archivio di Stato possa avere un ruolo importante e faremo quello appunto è la nostra possibilità per condividere con tutti la documentazione che conserviamo.